Hello there! È stranissimo fare un video dal mio salotto, ma da quando ho fatto l'albero di Natale ho deciso che devo assolutamente utilizzare questa postazione per i video perché è troppo bella e anche perché non ho ancora decorato lo studio, quindi volevo assolutamente uno sfondo natalizio e secondo me è davvero carino qui nel salotto. Ditemi voi se vi piace come postazione per il periodo festivo. Oggi sono qui con un video che praticamente faccio tutti gli anni e si tratta del video idee regalo. Come sempre includerò idee che spaziano qualsiasi tipo di argomento, quindi si possono adattare a tutti i vostri amici, parenti e anche per il budget e per il prezzo spazieranno un po' da quelli un pochino più bassi a quelli più alti. Io sono super festiva e sono super excited perché mi sento super natalizia quest'anno, è bastato poco e già sono super festiva. E inizierei dal make-up, sono circondata da delle cose fantastiche. Inizio con il mostrarvi questo kit di Benefit, mi è stato gentilmente regalato dal brand e secondo me è veramente un regalo meraviglioso da fare a chiunque è fissato con le sopracciglia, perché Benefit è veramente uno dei marchi più top per le sopracciglia. Io amo tutti i loro prodotti, li ho provati tutti quanti e con questo kit super natalizio, guardate che bella la confezione, sicuramente la persona che lo riceverà potrà scoprire tutti i loro best seller. Poi tra l'altro potete scegliere anche la shade, io ho ricevuto la numero 4 che è quella che utilizzo sempre. Sempre da Sephora si possono trovare anche questi kit makeup di Fenty Beauty, che è un marchio che adoro e fa la sua figura, devo dire. Sono bellissimi i pack festivi. Questo kit costa 32, mentre questo 42. All'interno di questo ci sono quattro colorazioni diverse di lip gloss e i loro lip gloss sono meravigliosi. Oggi ho le labbra matte, ma quando metto un lip gloss di solito è di Fenty. Mentre all'interno di questo kit c'è sia il lip gloss, ma anche un blush e un illuminante. Quindi questo è più per una full face, per chi magari si trucca un pochino di più. E dal make-up passiamo alla skincare, ovviamente, e vi mostro questi cofanetti natalizi di Dr. Jart. È un brand che amo, infatti ve ne ho parlato anche l'anno scorso in occasione del Natale, ma in generale utilizzo sempre i loro prodotti perché è uno dei miei marchi preferiti di skincare. Infatti sono felicissima di collaborare con loro. A parte le confezioni che sono stupende, ma ricevendo un kit una persona ha la possibilità proprio di provare più prodotti della linea. Io ovviamente conosco a memoria tutti i prodotti che sono contenuti all'interno di questi cofanetti e personalmente io alterno queste due linee in base alle esigenze del periodo, però se dovessi consigliare il kit Cica Per sicuramente è perfetto per le pelli sensibili e arrossate. All'interno trovate le mini size della crema idratante, della crema correttiva Color Correcting che da verde massaggiandola sul viso diventa color pelle e va ad uniformare l'incarnato, e del mio siero preferito, lo utilizzo di notte e aiuta a riparare la pelle. Infine anche la full size della maschera viso. Questa qui è super rinfrescante. Questo kit costa 20,90 € e anche qui è super conveniente per tutti i prodotti che ci sono all'interno. Questo invece è il cofanetto Ceramidin, che è la linea super nutriente ed è perfetta per questo periodo che la pelle tende a essere più secca. All'interno ci sono le mini size del siero e del tonico e la full size della crema nutriente. E anche qui c'è la maschera viso e io questa la adoro perché dopo la mia pelle è super idratata e luminosa. E questo kit costa 35 €. Ovviamente questi cofanetti li trovate in esclusiva da Sephora, io vi lascerò qui sotto il link in descrizione perché sicuramente siete ancora in tempo per acquistarli come regalo di Natale. Ora vi voglio parlare ovviamente del mio brand Juno. Come sapete, a fine novembre sono usciti i nuovi illuminanti highlight. Ci sono quattro colorazioni: The Moon, che è un illuminante rosato, The Sun, che è un illuminante dorato, The World, che invece è un bronzo scuro, e poi abbiamo il più chiaro, che è super bianco, che è The Star. Ovviamente gli highlight sono nati come illuminanti, ma io li utilizzo anche come ombretti ed estate sono perfetti anche sul décolleté. E poi ovviamente c'è la mia amata palette Basic
Witch, che ha 12 ombretti con colori che spaziano da quelli più nude e neutri a quelli più pazzi, quindi è una palette con cui si possono creare tantissimi look diversi. E vi parlo dei miei prodotti, del mio brand Juno, perché per tutto il periodo festivo, se acquistate almeno due prodotti, qualsiasi essi siano, avete il 15% di sconto su tutto il carrello con il codice Vlogmas. Ovviamente non potevo non inventarmi questo codice per questo periodo. Quindi è una bella occasione per acquistare qualche regalo di Natale e appunto se il carrello contiene più di due prodotti sarà valido il 15% di sconto. Passiamo a un argomento che mi sta molto a cuore, soprattutto in questo periodo, ovvero le candele. Secondo me le candele sono sempre e comunque un regalo bellissimo da fare a mamma, papà, genitori, figli, amiche, sorelle, fratelli. Ovviamente se si azzecca anche la profumazione giusta, ancora meglio, però per esempio io ho qui questo cofanetto natalizio di Yankee Candle, dove all'interno ci sono tre candele natalizie, quindi così non si può sbagliare perché almeno una ce ne sarà e almeno una la azzeccherete. Poi vabbè, a me piacciono tantissimo comunque tutte le loro profumazioni, oppure invece che delle mini size, diciamo delle versioni più piccole di candele, se conoscete particolarmente la persona potete regalare proprio la full size, la candela enorme della profumazione preferita. E a proposito di candele full size buonissime, quest'anno ho scoperto anche le candele di Jo Malone, che è venduto anche da Sephora questo, mentre le candele Yankee Candle le ho trovate anche su Amazon. Comunque io amo follemente questo brand, fa dei profumatori d'ambiente, profumi per il corpo, candele con delle fragranze veramente ricercate. Infatti queste candele e i loro prodotti in generale sono un pochino più costosi, quindi per esempio un regalo del genere lo vedo per una persona speciale perché appunto costicchia un pochino di più. Questa candela è al gusto English Pear and Freesia, vi giuro è una cosa che non immaginate, annusatela da qualche parte, trovatela e annusatela. Un regalo sicuramente sempre apprezzato, almeno io ne sarei felicissima, è un maglione di Natale, in particolare magari quelle persone a cui darete regali prima di Natale e quindi potranno sfruttare questi maglioni per il resto del periodo festivo, però a me non dispiacerebbe anche riceverli il giorno stesso di Natale. Vi faccio vedere questo che vi ho fatto vedere anche in un vlogmas che ho preso su H&M, ho anche sfruttato il Black Friday e devo dire che fa veramente la sua figura. Una cosa che poi faccio spesso è quello di regalare alle mie amiche il maglione uguale al mio e quindi la sera poi ci cambiamo e passiamo la serata insieme tutte vestite con il maglione di Natale, quindi anche questa potrebbe essere un'idea. Un altro per esempio è questo qui, che invece al di là dei colori neutri che ormai sono fissata, ne ho uno anche un po' più pazzo da mostrarvi, rosa, è di Monki e questo invece l'ho trovato su Zalando e il costo di questi ovviamente varia dai marchi e dalle vostre esigenze, però sicuramente sono costati massimo 20 euro, quindi appunto è un regalo perfetto per le amiche. E ora non posso non menzionarvi Starbucks. Ebbene sì, ormai è diventata la mia colazione barra merenda preferita e secondo me è un bel regalo abbinare una confezione di cialde a una tazza. Purtroppo non ho una tazza natalizia e devo il prima possibile rimediare a questa cosa. Quindi vi mostro questa tazza che quando ve la faccio vedere vi piace sempre tantissimo e non mi ricordo dove l'ho presa, mi sa che mi è stata regalata. In ogni caso è molto bella perché ha tutte queste costellazioni dorate e secondo me molto carino abbinarla a una confezione di cialde di Starbucks natalizie, può essere un'idea, ad altre cialde, a un rifornimento di cialde, piuttosto che a dei tè, a delle tisane, a qualcosa magari di particolare che avete trovato. E questo si può fare veramente a qualsiasi persona di qualsiasi età e sarà felicissima. Se avete qualche amica o amico che si è trasferito e vive da solo, tipo io un anno fa, sicuramente sarà carino regalare anche qualcosa di utile e io avevo
acquistato su Amazon, aiuto, questo set di utensili per la cucina. Questo recipiente, questo contenitore invece è di Urban Outfitters, però secondo me è un'idea molto carina quella di unire un regalo a qualcosa di utile, però allo stesso tempo magari ricercare qualcosa di carino. E quindi invece di magari regalare dei noiosi utensili normali di metallo, andare a cercare qualcosa di rosa o del colore preferito della persona. Quindi secondo me questa è un'idea molto carina, magari, che ne so, un tostapane, un frullatore, un bollitore per il tè, qualcosa che poi la persona in realtà utilizzerà davvero durante l'anno. Per quanto riguarda i capelli, ovviamente non posso non menzionare GHD, anche perché già ve ne ho parlato che tutti gli anni loro fanno delle collezioni meravigliose per le festività, e sicuramente sul loro sito ci saranno un sacco di kit e un sacco di abbinamenti di vari tool diversi. Io veramente vi consiglio, se volete fare un regalo speciale a qualcuno, perché ovviamente il prezzo è un pochino più alto, vi consiglio davvero di regalare la piastra GHD Platinum Plus, che è proprio questo modello qui, un pochino arrotondato, perché con questa riuscite sia a piastrare i capelli ma anche a fare i boccoli in modo super semplice. E questa è proprio la versione natalizia, quest'anno hanno fatto questo finish bianco olografico, a me poi l'hanno anche personalizzata con il mio nome, quindi è super cute come cosa, e forse, se non sbaglio, si può fare sul sito, non lo so, provate a controllare, però è carino anche regalarla poi con il nome. Lo sapete che ogni anno nei Vlogmas, alla vigilia di Natale, scelgo un gioco in scatola da regalare alla mia famiglia, e di solito lo scegliamo insieme io e mio papà, quindi sono solo mia mamma e mia sorella a non sapere di cosa si tratta. E vi voglio proprio consigliare questa cosa di regalare magari alla vostra famiglia, anche ad amici, però è carino magari poi aprirlo e giocarci subito, regalare un gioco in scatola. E tutti gli anni ovviamente devo cercare un nuovo gioco da regalare, perché ormai sono anni che faccio questa cosa e quindi le idee pian piano sono sempre meno. Quindi partite dai giochi normali tipo tombola, gioco dell'oca, Monopoli, Cluedo, molto bello, e poi finite per acquistare anche delle cose stranissime tipo il bingo a tema Bowie. Ho scelto questo particolare gioco perché mio papà e anche mia sorella sono fissati con David Bowie, e ho trovato su Urban Outfitters questo bingo, letteralmente è un bingo, però è tutto a tema di Bowie, quindi sul retro si vedono proprio che tutte le immaginine sono a tema. Voi partite dai giochi normali, però in più se il gioco è anche a tema, per esempio un anno abbiamo preso un gioco a tema Harry Potter, io felicissima, secondo me è un regalo ancora più pensato ed è semplice, però poi si può giocare in compagnia immediatamente, e nel periodo festivo io amo giocare con la mia famiglia ai giochi in scatola. Bene, quindi queste erano le idee che ho pensato per i regali di questo Natale 2020, fatemi sapere se vi sono piaciute o se avete delle idee ulteriori da condividere qui sotto nei commenti, perché anche io, nonostante abbia fatto già quasi tutti i regali, potrei aggiungerne qualcuno all'ultimo minuto. Ovviamente qui sotto in descrizione vi lascio, cerco di lasciarvi più link possibili per ritrovarvi un po' con le cose che vi ho consigliato, perché secondo me riuscite tranquillamente ancora ad acquistarle per il periodo di Natale, quindi per farvele arrivare in tempo per Natale. Io vi mando un bacio enorme, ci vediamo prestissimo con i Vlogmas. Ciao! Mua!